giudizio soprattutto sulla fase del centro-sinistra che ha descritta per quello che riguarda la provincia di Frosinone, che è una fase che mi pare anche nel partito post, nelle varie trasformazioni del partito post-comunista, diciamo, abbiamo ricordato PDS, DS, ora Partito Democratico, è una fase su cui c'è stata una riflessione, una riconsiderazione di quello, di quell'esperienza, cogliendone anche aspetti positivi che nella fase, diciamo, della battaglia di quegli anni non erano stati giudicati. E questo è il primo elemento che per ragionare poi anche di come il Partito Comunista si è trasformato e come è arrivato a un assetto diverso. La seconda questione che volevo chiederle è ragionare un po' sul Partito Comunista in queste particolari zone del paese, il Partito Comunista in zone in cui la rappresentanza iniziale, adesso dico non mi Bacchetti Mazzocchi se sbaglio, era una rappresentanza legata molto al mondo contadino e che passa in una maniera un po' traumatica, che ideologicamente dice siamo il partito della classe operaia, poi c'è lo sciopero alla Fiat e scioperano in tre su 2500 e quindi probabilmente come dire, la classe operaia andava un po' da un'altra parte rispetto almeno poi non dico che è andata sempre così. Quindi io vorrei un attimo sapere da lei, che conosce bene sia che visto che dirige anche una fondazione che è molto riflettuta su quello che è stato l'intervento pubblico, le strategie del centro-sinistra, eccetera, sia su questo aspetto particolare del ruolo del PC in queste particolari zone del paese, volevo chiedere. Ma sì, io credo che appunto noi discuteremo.